Fammi un cenno, mi vedi, eccolo qua. Stiamo parcheggiando Tino perché stiamo affrontando un tema scottante, direi scottante. Ti prego di inquadrare i miei 300.830 km di una modesta Peugeot 5008 di ormai 6 anni fa, siamo nei 7 anni, che non mi ha mai lasciato per terra. Ma mai di sua iniziativa, no. Se tu la trascurti, lascia per terra. Ma siamo qui, proprio in questo punto, per raccontarvi di una storia drammatica. Una storia che ha lasciato interdetta la popolazione barese, non solo quella barese. Qualche giorno fa, in questo punto, nell'esatto punto in cui ci troviamo, in direzione del conservatorio di Bari sull'estramurale Capruzzi, Tino blocca il traffico, era bloccato esattamente come era bloccato, attento Tino, era bloccato come era bloccato in quella circostanza. Ci portiamo nel punto esatto dall'immagine che tu hai potuto vedere. Conosce Silvio Sisto? No. Conosce Silvio Si, sorry, where are you from? Colombia, in Colombia non è arrivato sicuramente Silvio Sisto, non è arrivato a Binetto, figuriamoci in Colombia. Bene, signori, proprio sotto questo geroglifico, la Mercedes GLC bianca, modello baracca con i cerchi da 16, acquistata da Silvio Sisto, è andata in panne. Allora, Se Tino, qualcuno noi si la tira. abbiamo la documentazione di questo episodio, pochi secondi che testimoniano quello che andiamo blaterando. Tino, guarda questo breve video. Devi essere sincero. Dai, devi essere sincero con te stesso. Sì. Io sono sincero come se sei tu, l'ha detto lui. Lui ha detto che la tua macchina non dura una settimana. L'ha detto, l'ha detto. Conosce Silvio Sisto? Do you know Silvio Sisto? Silvio Sisto, do you know Silvio Sisto? No. Ah, sono baresi, chiedo scusa. Avevate Non le sei parlato sembianze italiano comunque. nordiche, chiedo scusa. Quindi non conoscete Silvio Sisto? No. Signora, questa è una vostra lacuna. Vi prego di conoscerlo. È un idiota. A suo pari, signora, a suo pari. Lui lo Lo difende invece, conosciamo. lo difende, vedi? Sei amico di Silvio. Buon Ah, ecco lavoro. perché. Bene, Tino, hai visto le immagini? Le immagini sono raccapriccianti. C'è gente che lo spinge, spinge la macchina. C'è stato un problema di centralina. È andata a Ramengo la centralina. Poi si è ripresa ed è Ecco, potuto tornare a ripartire casa. col modello baracca bianco, quello disponibile in pronta consegna, GLC con i cerchi da 16 e forse neanche tutti gli optional disponibili. Caro Tino. Ma Infatti ci aveva la cresta lì a a mano, a manovella. manovella, quello di dietro, posteriore, a manovella. Tiro. Siamo qui per segnalarvi però che Silvio Sisto è più forte di ogni sentenza. Silvio Sisto non teme assolutamente la iattura in generale, non teme gli occhi addosso della popolazione invidiosa, di chi non ha ben compreso cosa faccia nella vita Silvio Sisto. Bene, devo dire la verità, nemmeno io l'ho proprio capito fino in fondo. Generazione, cosa Conosci Silvio Sisto, il bomber? Silvio Sisto, no. Quanti anni hai? 18. 18, dovresti conoscerlo. Non lo Possibile? Non lo conosco. conosci. Non... Te Se ti... conosco, però. A me mi conosci, Siete. dillo in camera per piacere. Lo E invece conosco. Silvio Sisto? No, Assolutamente. Ma assolutamente no, no. ci resterà secco, eh? Lo so, però, ce l'avamo messi d'accordo? No, No, stai no, tornando dalla palestra e va... no. No, da dove? Ti vedo no, sto affannato. andando al lavoro. Al lavoro, almeno tu lavori, Silvio Sisto non lavora. Bontà sua. Ebbene Tino, grazie mille, amico mio, grazie mille. Al lavoro, 18 anni, Silvio, almeno a 18 anni, capi cosa deve fare della vita sua. Tu che cosa sei?
Eh? Il TikToker da vasca da bagno. Che cosa sei? Che come cosa mai? Sei? Tino, come mai? Come mai si è fermata la GLC bianca di Silvio Sisto? Il meccanico soltanto potrà dire se effettivamente ha comprato l'unica GLC avariata che è esistita della produzione della casa di Stoccarda. Tino, sì? Di Stoccarda. 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 Silvio Sisto, lo conoscete Silvio Sisto? Lo conosci Silvio Sisto? Onesto. E chi è? E chi è? Dove? No, no, stai sbagliando. Lo conosci o no Silvio Sisto? Onesto. Non sai chi è? Quello che sciabola il Don Perignon, che sbatte il Rolex sul monitor del... Che mette le soldi sopra la panca della palestra. C'è uno senza rispetto. Non lo conosci. E fate bene. Non vi non approfondite la conoscenza. Neanche lui conosce. Bravo, Vasco qui la fognatura, va. Silvio, può essere un'occupazione, svuotare la fognatura. Io voglio però abbracciare metaforicamente. Ciao, forza Silvio Sisto! Bombe! Lui è più forte delle sentenze che gli vengono lanciate quotidianamente, più volte al giorno. Del resto ha... Prima e dopo i pasti. Prima e dopo i pasti. Del resto ha sfumato completamente una Porsche Cayenne. L'ha andato proprio... Ha fatto un incidente banalissimo. Solo lui poteva fare una cosa del genere. E stava per sfumare anche la GLC appena comprata, ovviamente non a suo nome, Tino. Però la situazione è sempre sul chi va là. Secondo me rasenti il dramma, eh? Potrebbe rasentare il dramma, ma Silvio Sisto non teme. Silvio Sisto continua a credere di essere un personaggio, noi glielo lasciamo credere. Sappiate che nonostante le iatture, nonostante le fatture, no, le fatture non le fa, ecco. Nonostante tutto, Silvio Sisto c'è. The Colors, certo. Scusate se insisto. Certo. Ma c'è solo Silvio Sisto. Ma come mai? Come mai Silvio Sisto si è fermata la GLC? Come mai? Io vengo da Andria direttamente. Per fare cosa? Conservatorio. Per fare cosa adesso? Cosa mi hai chiesto? Una foto. E facciamola con grande piacere, ma devi prendere il tuo cellulare, ci manca solo che lo facciamo col mio cellulare. E nel frattempo ti chiedo, conosci Silvio Sisto? Chi è? Domanda ed espressione sincera, non lo conosci veramente? Ti ho detto di dire di no? Possiamo dire a Silvio Sisto chi cazzo ti conosce? Come direbbe citazione. Bravo, c'è Tacanoscia all'andriese. Facciamo questa foto, Silvio. Te la dedico con tutto il cuore, Silvio. Poggia la chitarra. Mi viene spontanea la domanda. Ma come mai? Ma come mai non lo conosci? Quanti anni hai? Io 19. 19, sì. Dovresti conoscerlo perché a quella popolazione Silvio Sisto si rivolge. Vai, facciamo questa benedetta foto. Aspetta, Silvio, la foto, eh. Questa è per te, Silvio. Per te. Quando? Vai. Trema. Silvio, ti lasciamo sciabolare cose inutili. Sai cosa fa? Prende in fontana fredda, gli mette l'etichetta del Don Perignon e sciabola facendo credere che sta sciabolando il Don Perignon. Sei tremendo Silvio Sisto. Come vai? Come vai? Comunque, quello l'ha detto. Il GLC non ti dura una settimana. L'ha detto, non ti dura una settimana. Perché è famoso il bomber? Si dice che uscendo l'acqua fredda. Ah, poi l'ha detto, basta, l'ha detto Vito, basta.